Vaccinazioni per tutte le fasce d'età dal 10 giugno per il presidente Fedriga, forse si partirà anche prima, via il coprifuoco, ripartenza anticipata delle attività in zona bianca. Nuovi casi di coronavirus in picchiata in Friuli Venezia Giulia, un terzo in meno di contagiati nell'ultima settimana, secondo i dati della Fondazione Gimbe. Polemiche per le risse, steward in arrivo per la movida del weekend, il vice sindaco Polidori attacca, servono punizioni esemplari per i minori stranieri che delinquono. Scoperta una maxi discarica di rifiuti ingombranti e pericolosi nei pressi del Rio Ospo, sotto i cavalcavia della superstrada, sequestrati dalla capitaneria, 2500 metri quadrati. Un collegamento via rotaia tra Trieste e Cina di fatto c'è già grazie al collegamento con Duisburg, ha spiegato al propeller il presidente dello Scalo D'Agostino. Gabbani, Britti, Massimo Ranieri sono i nomi di punta della rassegna Trieste Estate che quest'anno andrà in scena al Castello di San Giusto. È partita oggi la stagione balneare di Marina Giulia, la spiaggia votata relax e sport che punta a rilanciarsi nel panorama regionale. Telespettatori di Tele4, buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque si avvicina sempre più velocemente l'ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona bianca, eppure la possibilità di accedere alle vaccinazioni anti-coronavirus per tutte le fasce d'età. Servizio d'apertura. Addio alle fasce d'età per le vaccinazioni, forse già prima del 10 giugno. L'annuncio del presidente della regione Massimiliano Fedriga filtra dall'ultima conferenza delle regioni con il governo, timonata proprio dal governatore leghista. L'obiettivo è chiaro, far sì che l'approdo in zona bianca non sia temporaneo, ma duri nel tempo, proprio grazie a un massiccio ricorso ai vaccini, con la speranza che in Friuli Venezia Giulia risalga l'adesione nella fascia d'età 50-59 anni, dove al momento si resta fermi al 63%. Quanto al passaggio in zona bianca, da lunedì i contenuti condivisi con il ministro della salute Roberto Speranza e i vertici della sanità nazionale del CTS sono principalmente la cancellazione del coprifuoco e le riaperture anticipate di attività che nelle regioni gialle ripartiranno solo nelle settimane successive. Se così sarà, il Friuli Venezia Giulia assieme a Molise e Sardegna sarà tra le poche aree del paese a poter tornare di fatto una vita sociale e lavorativa da pre-pandemia. Domani, venerdì, con l'ufficialità delle colorazioni delle regioni dovrebbe arrivare a stretto giro anche l'ordinanza ad hoc del Ministero della Salute. Quali attività potrebbero dunque ripartire prima? Nel testo della conferenza delle regioni e delle province autonome si fa riferimento alle attività contenute nei decreti legge 52 e 65, perciò fiere, sale giochi, bingo, parchi a tema e tutta la filiera dei matrimoni. Ancora in forse le discoteche, per le quali probabilmente se ne discuterà in vista del mese di luglio. In attesa di conferme va comunque ribadito che, come da vigente del decreto Draghi, il 1 giugno potrà ripartire comunque il servizio nei locali interni di bar e ristoranti, così come la possibilità di usare le docce negli spogliatoi di palestre e piscine. Oggi in Friuli Venezia Giulia, su un totale di 5.567 test, sono state riscontrate 33 positività al coronavirus. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 8, quelli in altri reparti calano a 41, 167 i nuovi guariti. E l'imminente passaggio in zona bianca viene avvalorato dai dati che emergono dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Nuovi casi di coronavirus in picchiata, sostanzialmente un terzo in meno di contagiati negli ultimi 7 giorni. Nella settimana dal 19 al 25 maggio, infatti, si è registrata una performance in miglioramento sui casi di coronavirus attualmente positivi per 100.000 abitanti in Friuli Venezia Giulia, 426 in tutto, la settimana precedente erano 462 e si evidenzia una diminuzione pari al 34,9% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica 4% contro una media nazionale del 14% e terapie intensive 5% contro la media nazionale del 15%. I dati emergono dal monitoraggio settimanale sulla pandemia della Fondazione Gimbe, numeri che dimostrano nero su bianco perché la regione sia pronta per entrare in zona bianca. La percentuale di popolazione del Friuli Venezia Giulia che ha completato il ciclo vaccinale, secondo i dati della Fondazione, è pari al 18%, a cui si aggiunge un ulteriore 20%
80% con sola prima dose. Per quanto riguarda gli over 80, ha completato il ciclo l'84%, mentre un ulteriore 7% ha ricevuto la prima dose. Per la fascia dai 70 ai 79 anni, il 18,9% della popolazione ha ricevuto due dosi, un ulteriore 54% la prima. Tra i 60 e 69 anni ha completato il ciclo vaccinale il 18% della popolazione, a cui si aggiunge un ulteriore 39,8% con solo la prima inoculazione di vaccino. Torniamo adesso a parlare ancora di movida violenta dopo la frase shock del gestore della discoteca Deus sugli autori delle risse in Piazza Venezia, ma anche in vista dell'entrata in servizio degli steward già questo weekend nelle zone teatro appunto della movida. Come ha detto mio fratello che gestisce insieme a me il locale, ci troviamo un locale di bianchi in una zona di gente di differente etnia. La frase shock di Antonio Spina, titolare della discoteca Deus, ha sollevato un mare di polemiche, ma al netto dell'aspetto discriminatorio dell'affermazione in sé, c'è chi, come il vice sindaco di Trieste, Paolo Polidori, vi ritrova, pur dissociandosi dal contenuto letterale, un aspetto che sottolinea come un dato di fatto. C'è una grossa componente di minori stranieri non accompagnati o di stranieri che determina la maggior parte o una parte importante delle risse. Ebbene, allora da questo punto di vista e con questa interpretazione, mi sento di dire che non è una questione soggettiva, ma è un dato di fatto. Non è possibile che un minore, soprattutto in questi casi straniero non accompagnato, non abbia delle punizioni esemplari o delle punizioni in linea con i comportamenti violenti che mette in atto. Il vice sindaco poi ha attaccato quanti, di fronte a una recrudescenza di fenomeni di violenza spesso messi in atto da minori stranieri non accompagnati, hanno minimizzato l'incidenza dell'origine di chi commette un crimine. E una delle frasi che ho sentito dire, ma che è solita, che viene portata avanti da sempre dai bonisti, da coloro i quali si ritengono ben pensanti, dalla sinistra, e che è una frase idiota, cioè quella che tanto ce li abbiamo già i delinquenti nostri, quindi anche se vengono a delinquere altri, i delinquenti nostri ce li abbiamo già. Bene, io dico, visto che forse con un'allegoria semplice magari si può capire questo concetto, se a me fa male un dente, non è che sono più contento o contento uguale se me ne fanno male 5. Dunque, in vista un weekend blindato nelle zone della movida a Trieste, dal centro storico a via Torino e zone limitrofe, anche, come preannunciato, con l'utilizzo degli steward. Noi abbiamo già a disposizione degli steward urbani che stanno facendo il loro compito, stanno svolgendo bene il loro compito in altre situazioni come Scala dei Giganti, come le rive per la salvaguardia, per il monitoraggio del territorio contro i parcheggiatori abusivi. Per cui da questo punto di vista abbiamo già la possibilità come comune di mettere in piedi questo servizio già da questo weekend. L'autorità giudiziaria ha convalidato il sequestro di una vasta area sotto i cavalcavia della superstrada in zona Riospo. La zona era stata individuata durante un monitoraggio di tutela ambientale. Un intervento della Guardia Costiera ha portato al sequestro di un'area di oltre 2.500 metri quadrati. Durante il monitoraggio di tutela dell'ambiente marino e costiero da parte del Nucleo Operativo di Protezione Ambientale della Capitaneria di Porto, era stata riscontrata la presenza di materiali e rifiuti eterogenei speciali, alcuni di natura pericolosa, all'interno di un'area privata in località Rabuiese, nel comune di Muggia. L'area confina con la sponda del Riospo, non lontana dalla foce in mare dello stesso. Al suo interno abbandonati rifiuti provenienti da lavorazioni edili, secchi di vernice, grandi sacchi neri in plastica contenenti una varietà mista di rifiuti, alcune bombole di gas di uso domestico e tre veicoli fuori uso. Il tutto in violazione alle disposizioni previste in materia del testo unico ambientale. L'autorità giudiziaria ha convalidato il sequestro dell'intera area, recintata e chiusa da un cancello carrabile. Gli ospiti di Ringhi, in onda questa sera alle 21.05, sono il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che sarà intervistato oltre che da Ferdinando Avarino, dal direttore del Piccolo Monestier, poi Salvatore Spitaleri del PD, Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, Andrea Blau della CISL. La trasmissione verrà poi replicata. Pier Giorgio Lucarini è il nuovo presidente di TPL Friuli Venezia Giulia, lo ha deliberato oggi il CDA della società, che dall'11 giugno 2020 gestisce il servizio di trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia. Lucarini subentra
con un mandato triennale a Narciso Gaspardo, in carica dal 2018. Nel corso della seduta il board del consorzio ha anche confermato Aniello Semplice nel ruolo di amministratore delegato. Ex presidente della Cassa di Risparmio di Trieste, già membro dell'esecutivo centrale dell'Associazione Bancaria Italiana, Lucarini è stato direttore generale della CT e della consorziata Trieste Trasporti, di cui è tuttora presidente. Due le linee programmatiche a cui ha annunciato di volersi dedicare. Innanzitutto, ha detto Lucarini, serve consolidare il rapporto di solidarietà e collaborazione tra le realtà che compongono la società consortile. Se la pandemia ha inevitabilmente modificato nei mesi passati le priorità e i piani di lavoro, ora serve un cambio di passo per cementare questa straordinaria esperienza fra quattro aziende che hanno storie e percorsi profondamente diversi. Il secondo obiettivo riguarda la volontà di rendere sempre più forte il rapporto con la Regione. Il trasporto pubblico locale è uno degli elementi più distintivi e maggiormente percepiti di un territorio. Per questo la Regione ha sempre convintamente investito sul servizio. In questo contesto vogliamo essere sempre di più un partner affidabile in grado di accompagnare le strategie regionali. Martedì vi abbiamo raccontato nel nostro telegiornale l'episodio del senza tetto che dormiva in un cassonetto nei pressi della stazione di Trieste ed è stato scaraventato in un camion delle immondizie. Oggi siamo in grado di mostrarvi un video di un nostro telespettatore che ha assistito al salvataggio dell'uomo da parte dei pompieri. Te l'ho salvato per miracolo, te l'ho salvato. Come si fa a dormire dentro in cassonetto? Spieghimi. Ecco il video che ci è stato girato da un nostro telespettatore del rinvenimento del senza tetto bulgaro all'interno di un camion dei rifiuti di Acegas. L'uomo stava dormendo all'interno di un cassonetto. La cronaca l'avete già sentita nel telegiornale di Tele4, ma il documento video vi spiega esattamente come sono accadute le cose e come sono intervenuti poi i pompieri per salvarlo. Non ho sentato. Non si è fatto male. Non ci stupisce più di tanto l'adesione a un'altra formazione politica da parte del deputato Guido Pettarin. La fiducia che aveva riposto in lui Forza Italia è stata ripagata con continui distinguo anche su valori e idee fondanti del partito. Così Giuseppe Nicoli, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, nonché coordinatore reggente del partito per la provincia di Gorizia, commentando l'adesione di Guido Pettarin a Coraggio Italia. Pettarin ha usufruito dei voti di Forza Italia, sottolinea Nicoli, grazie alla candidatura all'uninominale, ha un debito con il partito e invece di essere riconoscente lo ripaga con un cambio di casacca dopo continui distinguo, comprese idee strampalate come quella della città unica formata da Gorizia e Nova Gorizia o l'appoggio incondizionato all'appropriazione dei nostri porti da parte dell'autorità di sistema portuale. Uscite solitarie, le sue, senza alcun confronto interno. Prese di posizione che in molti casi hanno fatto irritare e persino indignare chi invece rimane leale a Forza Italia. Senza entrare nel merito della proposta della nuova formazione di Brugnano e Toti, non possiamo che stigmatizzare queste fuoriuscite. Tra l'altro, conclude Nicoli, la storia recente, non soltanto, testimonia che chi abbandona il presidente Berlusconi e la sua bandiera non ha grande fortuna. Il porto di Trieste e la Cina collegati anche via rotaia e non solo via mare. Si è ragionato su questo nell'ultimo appuntamento del Propeller Club Port of Trieste in videoconferenza. Un collegamento ferroviario con la Cina di fatto c'è già e quanto è emerso nel corso dell'incontro organizzato dal Propeller Club di Trieste in videoconferenza webinar. Alla domanda provocatoria nel titolo dell'evento, collegamenti tra Europa e Far East via rotaia in futuro anche da Trieste, ha risposto molto schiettamente il presidente delle Authority Zeno D'Agostino. Potremmo già vendere il fatto che abbiamo la Cina nella nostra offerta perché abbiamo rapporti con destinazioni di treni dalla Cina, ad esempio Duisburg, ma ha aggiunto siamo persone serie e non lo facciamo. Il porto di Trieste infatti ha di recente siglato un accordo con la Duisburger Hafen, società pubblica che gestisce il porto fluviale della Ruhr, con particolare riferimento alla nuova via della seta. Il porto tedesco è il più grande hub internazionale in Europa, attivo come piattaforma logistica per importanti realtà industriali e internazionali, uno snodo intermodale con connessioni fluviali e ferroviarie verso tutto il continente, dal Mar Baltico al Mediterraneo, ma anche alla Cina. Quasi 25 sono i
treni merci che settimanalmente uniscono Duisburg alla Cina settentrionale. Dunque il porto di Trieste è già parte di un sistema che può portare le merci via rotaia verso oriente fino ai centri direzionali cinesi, e questo tipo di sistema presumibilmente andrà a crescere con un conseguente aumento di traffici anche in banchina. Nel corso dell'incontro è intervenuto anche Federico Pittaluga, amministratore delegato di Medlog Italia, spiegando cosa MSC sta già facendo lungo il collegamento tra Europa e Far East. In particolare un servizio misto tra Vladivostok e San Pietroburgo che sta già dando importanti risultati a livello di tempi di percorrenza e stabilità di tempistiche. Possiamo fermarci per un po' di pubblicità, poi ritorniamo con altri servizi. Ho tanti spettacoli al Castello di San Giusto, ma non solo. Trieste Estate torna con un cartellone che intende sposare l'offerta di spettacolo, teatro, musica e operetta con le attrattive turistiche. Si comincia venerdì 2 luglio con Anima Smarrita, concertato a due voci su Dante Alighieri con Alessio Boni e Marcello Praier. Si chiude a fine settembre. Più di 80 spettacoli vanno dunque a comporre il cartellone di Trieste Estate, presentato stamani in Sala Luttazzi. Trieste Estate che si diversifica rispetto agli anni precedenti per due motivi. Il primo, perché tutto viene concentrato e organizzato al Castello di San Giusto. Installeremo 2000 sedie che consentiranno, con i distanziatori, se non altro, una presenza di 1000 persone, che è già una bella presenza. Avrà come novità questo festival dell'operetta che volevamo fare già da 3 anni e non siamo riusciti, e quest'anno invece sarà una delle punte di diamante. E poi soprattutto ci sarà una presenza di tanti artisti triestini, ma anche di molte compagnie che provengono dal Triveneto o comunque anche da altre regioni. Due i palchi che saranno allestiti all'interno del castello, uno di grandi dimensioni, coperto, con una platea di 800 posti, un altro più ridotto, 150 posti, per le proposte più intime. La rassegna porterà a Trieste, fra gli altri, anche Massimo Ranieri, Alex Britti, Tre Allegri Ragazzi Morti, Gaemon, Tullio De Piscopo e Francesco Gabbani per quanto concerne la musica leggera. Darà spazio, come sempre, a Trieste Love Jazz e al Summer Rock Festival, nonché ad una serie di eventi affidati alle varie realtà regionali del teatro, dallo stabile del Friuli Venezia Giulia alla Contrada, dallo stabile sloveno al CSS di Udine, dagli artisti associati allo stabile di Verona fino alle compagnie più giovani e coraggiose. In programma anche un ricordo di Marco Sosic che andrà in scena al Miela. Spazio al cinema con la rassegna Cinema Nord-Est e con l'edizione 2021 di Mare Metraggio, dislocata al Giardino Pubblico dal 2 al 10 luglio. Il Comune ci crede, ha investito 600.000 euro per una rassegna che, come ha sottolineato lo stesso assessore Rossi, intende collegare una volta di più e in maniera sempre più definitiva la cultura e lo spettacolo al turismo, ponendo fiducia nelle categorie più colpite dagli effetti sociali della pandemia. Ormai turismo e cultura sono strettamente legati, perché si programma in riferimento anche a quello che è l'aspetto economico che può portare a livello di beneficio un evento rispetto a un altro. Parte ufficialmente oggi la stagione balneare a Monfalcone, un'estate che offrirà sport ed eventi alle persone di tutte le età, più ovviamente una spiaggia attrezzata che è stata allestita secondo tutte le normative coronavirus sulla sicurezza e il distanziamento. Oggi lanciamo un'estate bellissima. È partita ufficialmente oggi la stagione balneare a Monfalcone, variabili meteo a parte, e di fatto con la presentazione odierna che si apre l'estate in riva al mare, a Marina Iulia e Marina Nova. E ce ne sarà per tutti, per chi vorrà praticare sport o assistere a eventi sportivi, per i bambini grazie ai giochi a loro dedicati, per chi avesse voglia di trascorrere il tempo giocando a beach volley o facendo ginnastica, ma anche per chi più semplicemente volesse prendere il sole in santa pace. L'altra estate abbiamo fatto 10.000 presenze, non lo dice nessuno, non lo capisco mai, e oggi abbiamo voluto fare un lancio ufficiale. Abbiamo raccontato tutte le opportunità che ha questo litorale. Dal punto di vista sportivo è uno dei pochi in Italia che si vanta di avere l'hotspot del vento per il kite, per il windsurf, per tutti gli sport del mare. Attualmente abbiamo anche la possibilità di riuscire a utilizzare i foil, quindi per i giovani e per i meno giovani c'è la possibilità di fare qualsiasi cosa, a partire dalla vela logicamente e per passare al SUP. Spiaggia attrezzata, sicurezza rispettata, servizi garantiti e numerosi
numerosi eventi sia pomeridiani che serali. Il sindaco Cisinta è raggiante nel presentare questa stagione, dove il comune ha investito molto, non soltanto denaro, ma anche energie per far sì che ogni fruitore del litorale ne esca poi soddisfatto. Abbiamo attrezzato la spiaggia ulteriormente anche rispetto a prima, dove comunque c'è un campo di beach soccer, di beach volley. Dal 10 giugno ci sarà anche una palestra a cielo aperto. Abbiamo una grandissima collaborazione con tutti i concessionari che attrezzano la spiaggia nella maniera più bella possibile, tra l'altro nel rispetto delle normative Covid. Abbiamo attrezzato anche non lontano un altro parcheggio con una navetta che porta poi coloro che hanno voglia di visitarci e di venire ad apprezzare il nostro mare. Infine Cisint nel corso della mattinata ha lanciato anche un altro appuntamento. Abbiamo lanciato anche un evento che si svolgerà in piazza Monfalcone 4, il 5 e il 6 giugno, si chiama Promomare, il terzo anno, è un evento che punta a ciò che noi puntiamo, cioè alla diversificazione anche del segmento produttivo della nostra città, che oggi non offre solamente la cantieristica, grazie a Dio, ma offre anche il litorale, appunto, perché è pieno di aziende e di servizi. Destinare più aree verdi attrezzate ai cittadini è una scelta politica su cui il Partito Democratico ha intenzione di puntare con forza nella campagna per le prossime elezioni. Ne ha parlato stamani il consigliere comunale Giovanni Barbo a Sveglia Trieste. Sulle aree verdi su cui stavamo cominciando a parlare, lì abbiamo visto in queste ultime settimane che c'è stato un po' uno sblocco da parte dell'amministrazione di alcuni interventi sulle aree verdi. Quello però che noi chiediamo da mesi è che venga fatto un vero e proprio censimento delle aree verdi di proprietà comunale sparse in giro per la città, non solo di quelle grandi e che noi tutti identifichiamo come una zona dove ci sono dei giochi, dove ci sono delle panchine, eccetera, eccetera, ma per mettere dei giochi e una panchina magari è sufficiente uno spazio verde anche piccolo. E se ne andiamo a fare di più numerosi in giro per la città, consentiamo a quei cittadini che non hanno la fortuna di avere un grande terrazzo o un giardino di poter avere un luogo dove di prossimità dove portare i bambini a giocare, dove socializzare. In generale e a lungo termine sia importante per la salute non avere come unico orizzonte quello di stare a casa o in luoghi chiusi, magari davanti al computer, e di avere invece degli spazi dove si possa, senza che ci sia di mezzo per forza un'attività economica, stare con gli amici, stare con i conoscenti, insomma, ritengo che sia un tema veramente, veramente importante, e su questo servono misure straordinarie, non serve semplicemente mettere più soldi, che certo serve anche quello, però a nostro avviso serve uno sforzo straordinario. Domani alle 11 sarà intitolata Manlio Cecovini, una piazzetta dietro il comune, nel pomeriggio una messa a Notre Dame di Sion. Riscopriamo la figura del sindaco della lista, una personalità impossibile da ridurre e incasellare. È sufficiente scambiare qualche parola con chi lo conobbe e lo frequentò per capire che circoscrivere la figura di Manlio Cecovini all'esperienza di sindaco, e che sindaco, di un periodo, e che periodo, particolare assai della storia recente triestina, è esercizio riduttivo. Persino limitarsi alla sua intera carriera politica, fu fra l'altro al Parlamento europeo dal 1979 al 1984, e molti ricordano la folla radunatasi in piazza Goldoni sotto la sede del Partito Liberale per chiedere che Enzo Bettiza optasse per un'altra circoscrizione, poco restituisce della persona e del personaggio. Cecovini, avvocato, si inserisce a pieno diritto nel novero degli uomini di pensiero, più che in quello degli intellettuali. Coltivò interessi più vari, dalla letteratura, gli piaceva un mondo il Pinocchio di Collodi, alla pittura, avendo sempre presente un concetto semplice, che cioè sia sufficiente ascoltare per diventare, se non padrone, poco ci mancava, di qualsiasi argomento. Inserendosi in tal senso nel solco tracciato da quella borghesia illuminata cui per nascita apparteneva. Ci fu poi l'esperienza politica all'interno di quella lista per Trieste, la cui storia non è entrata nel mito solo per il carattere riservato della città che la espresse. Erano quelli anni complessi e complicati, e molti triestini considerarono i Meloni quelli portatori di libertà dal giogo dei partiti che stritolarono Trieste, sorta di portatori di aria pura. Come sindaco ha raccolto l'eredità
di una frustrazione di Trieste dopo il trattato di Osimo, ha gestito il suo mandato di sindaco con una trasparenza e una onestà di qualità. Chiuso il periodo dell'impegno politico in prima persona, fu sindaco dal 1978 al 1983, ma anche consigliere regionale e comunale, Cecovini divenne presidente onorario dell'Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione. Non ho mai negato, proveniva da una realtà laicista legata a una tradizione massonica che alla fine della sua vita, ecco, ha voluto chiamare me per conoscere la figura di Cristo. Più volte, ecco, abbiamo parlato ed era commosso di fronte alla figura di Cristo e si è riconciliato con Cristo e quindi anche con la Chiesa. Domani, con l'intitolazione di una piazzetta alle 11 e con una messa alla Chiesa di Sion nel pomeriggio, Trieste celebrerà non un politico, non uno studioso, ma semplicemente un uomo di quelli che restano. Ultimo servizio in programma, la recensione del Misantropo in scena al Rossetti fino a domenica. Ciò che colpisce e in fin dei conti persino spaventa del Misantropo è constatarne l'assoluta contemporaneità. Scritto nel 1666, il testo presenta infatti questo connotato fondamentale indipendentemente dal registro scelto dalle compagnie per metterlo in scena. La vicenda di Alceste, misantropo non perché odio o disprezzi gli uomini, ma esclusivamente perché sincero ed esigente, può ammantarsi di toni e temi pirandelliani, come in questo caso paiono sottolineare le scene e i costumi, e persino una certa illuminazione, ma può persino rimandare alle nevrosi tanto care a Woody Allen, senza tradire lo spirito originale del testo, che, in misura più contenuta rispetto al malato immaginario o all'avaro, giusto per tenere in mente i testi più conosciuti del grande artista francese, in fondo tende ancora una volta a smascherare i personaggi e a ricondurli alle loro bassezze. Qui il lavoro è più cerebrale, mai difficile da seguire per gli spettatori, e oltre alla descrizione dei singoli caratteri colpisce soprattutto quella di una società asservita al potere e dalle convinzioni. Alceste si ritira sconfitto nel suo deserto, deluso dall'amore e dagli uomini, ma l'accettazione di tale stato deve essere vista come un'estrema denuncia di una società che tollera la verità solo se e quando fa comodo al potere, o peggio ancora, al sottobosco del potere, che il vero potere mai è esibito. Sono passati 355 anni, ma il Misantropo è là che aspetta ancora di essere scritto e sarà sempre a disposizione di chi vorrà metterlo in scena e di chi sarà pronto ad applaudirlo. Lo spettacolo resterà in scena alla Sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti fino a domenica 30 maggio. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di domani alle 7 con Sveglia Trieste. Ci saranno Emanuele Esposito, come ogni venerdì, istruttore cinofilo dell'Associazione Cani Salvataggio, dalle 7.30 alle 9, dalle 9 alle 10 il dottor Dino Cafagna, esperto di storia e cultura triestina. Con lui Bernardo Gulotta parlerà della Cattedrale di San Giusto. È tutto, buon proseguimento, arrivederci.